Ciao, sono qua con Gian Domenico Basso al Rally di Monza. E Gian Domenico, campione italiano rally, campione europeo rally, e oggi ha gareggiato qui la Rally di Monza 2018. Allora intanto Gian Domenico, com'è andata la gara? La gara è andata bene, erano 5 anni che non venivamo qui a Monza, quindi abbiamo dovuto trovare il ritmo all'inizio. Comunque abbiamo fatto una terza posizione, podio, e eravamo in 70 a giocarcela, e quindi direi un risultato positivo, perché ripeto, erano 5 anni che non facevo e non percorrevo queste strade, e ho dovuto un attimo abituarmi al ritmo, ecco. Grande. Beh, Gian Domenico è un grande professionista. Qual è il tuo segreto per andare così forte? Sicuramente cercare di avere un po' tutto sotto controllo, però più anche in fase di allenamento. Sicuramente mi preparo prima, e quindi una preparazione prima, e poi durante la gara non avere sorprese, e quindi cercare di prepararsi e conoscere tutto bene, tutte le cose, e poi poterle sfruttare nella gara, ecco. Ok, grande. Anche nella vita, nelle scelte quotidiane, sei pignolo e attento, oppure sei una persona completamente diversa? No, anche lì di riflesso lo sono, anche a casa e anche nella vita quotidiana, ecco. Cerco comunque di... sono un po' pignolo, quindi un po' rompiscatole, però mi piace prepararmi bene e gestire bene tutte le cose. Ok. Anche tu, come tanti altri, sono passati a una casa senza gas e grazie a una pompa di calore professionale, no? E com'è stata la tua esperienza? Ti sei trovato bene oppure è stata una scelta proprio azzardata? No, è stata una scelta prima pensata, e devo dire che sono contentissimo, perché poter comunque controllare anche quando sono fuori casa, quindi da remoto, tutta la situazione della casa è un gran vantaggio per me, che posso gestire questa cosa, per i consumi e per una vita migliore, anche perché... non so, un mese fa sono andato a vedere una gara del MotoGP, ad esempio, e prima di arrivare a casa ho controllato che la casa fosse in ordine e ho modificato le temperature, così quando sono arrivato a casa ho trovato la casa bella, bella calda, ecco. Erano 2 giorni che ero via, quindi avevo comunque modificato e poi ho ripristinato la cosa. È stata una cosa, secondo me, bello poter gestire questa cosa da via, ecco. Bene, grande. Allora dai, ti lascio l'ultima gara e ci vediamo presto, in bocca al lupo per tutto. E complimenti intanto per il tuo podio qua a Monza. Crepi, adesso cercheremo di fare meglio, però. Ciao. Ciao.